Krishna a tutti. Hare Krishna anche ai devoti e amici da casa. Oggi continuiamo lo studio dello Srimad Bhagavatam. Siamo al quinto canto, l'impeto creatore, capitolo 19, descrizione dell'isola di Jambudvipa. E oggi leggeremo insieme il verso numero 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nam. Janmam Nunam Mata Na Sobhagam Na Vak. Sì, c'è scritto Van e poi in parola per parola è Vak. Nam Buddhi Na Akriti Toshai tu Tahi Yat Visishtan Api Na Vana Okasam Chakaram Sakye Bata Lakshana Hagraja. Na janma nunna mato na sovagam. Na vanna buddhirna kritito shahetu. Na vanna buddhirna kritito shahetu. Tayat visishtan apino vanokasash. Tayat visishtan apino vanokasash. Chakara sakhe bata lakshmanagraja. Chakara sakhe bata lakshmanagraha. Najan manuna mahato na sobhagam. Najan manuna mahato na sobhagam. Na vanna buddhi na kritito shahetu. Na vanna buddhi na kritito shahetu. Tayat visishtam apino vanokasash. Tayat visishtam apino vanokasash. Chakara sakhe bata lakshmana graja. Chakara sakhe bata lakshmana graja. Na janma nuna mahato na sobhagam. Na janma nuna mahato na sobhagam. Na vanna buddhi na kritito shahetu. Na vanna buddhi na kritito shahetu. Tayad visishtam apino vanokasash. Tayad visishtam apino vanokasash. Chakara sakhe bata lakshmana graja. Chakara sakhe bata lakshmana graja. Na janmanu namahato na sobhagam. Na janmanu namahato na sobhagam. Na vanna buddhi na kritishto shahetu. Shakara sakhi atalakshmana graja.
Na. Na. Non. Non. Janma. Janma. Nascita in una famiglia. Nascita in una famiglia. Molto distinta e aristocratica. Molto distinta e aristocratica. Nunam. Nunam. In verità. In verità. Mata. Mata. Di Dio la persona suprema. Di Dio la persona suprema. Na. Na. Non. Non. Sobagam. Sobagam. Grande fortuna. Grande fortuna. Na. Na. Non. Non. Vak. Vak. Una maniera di parlare elegante. Una maniera di parlare elegante. Na. Na. Non. Non. Buddhi. Buddhi. Un'intelligenza acuta. Un'intelligenza acuta. Na. Na. Non. Non. Akriti. Akriti. Aspetto fisico. Aspetto fisico. Tosha e tu, la causa di piacere al Signore. La causa di piacere al Signore. Tahi, Ari. Da tutte queste qualità. Da tutte queste qualità. Yat, poiché. Visishtan, rifiutati. Api, sebbene. Sebbene. Na, noi. Noi. Vanaokasa, gli abitanti della foresta. Chakara, accettò. Sakye, in amicizia. Bata, ahimè. Lakshana Agraja, Shila Machandra, il fratello maggiore di Lakshmana. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. La traduzione. Nessuno può legarsi d'amicizia col Signore Supremo Srila Machandra sulla base di qualità materiali, come la nascita in una famiglia aristocratica, la bellezza fisica, l'eloquenza, l'intelligenza pronta, oppure l'appartenenza a una razza o una nazione superiore. Nessuna di queste qualità è un requisito sufficiente per stabilire una relazione d'amicizia con Srila Machandra. Altrimenti, come sarebbe possibile per noi, abitanti incivili della foresta, privi di nobile nascita e di bellezza fisica, incapaci di parlare come gentiluomini, essere accettati da Srila Machandra come suoi amici? La spiegazione. In una preghiera Shri Krishna, Shrimati Kunti Devi esprime i suoi sentimenti definendo il Signore Akinchana Gochara. Il prefisso A è una negazione e Kinchana si riferisce a qualcosa di questo mondo materiale. Si può essere molto orgogliosi di una posizione di prestigio, della ricchezza materiale, della bellezza, dell'educazione e così via, ma sebbene tutte queste qualità siano certamente utili nei rapporti materiali, non sono necessarie per ottenere l'amicizia di Dio, la persona suprema. La persona che possiede tutte queste qualità materiali dovrebbe diventare devota del Signore. In questo caso userà nel modo giusto le sue qualità. Coloro che sono orgogliosi di una nascita elevata, della ricchezza, della cultura e della bellezza personale, sfortunatamente non si preoccupano di sviluppare in sé la coscienza di Krishna, non più di quanto il Signore Supremo si preoccupi di tutte queste qualità materiali. Si raggiunge Dio, il Signore Supremo, con la devozione, Bhakti Amam Abhijanati. La devozione e il sincero desiderio di servire Dio, la Persona Suprema, sono le uniche qualità richieste. Rupa Goswami ha detto che il prezzo che bisogna pagare per guadagnare il favore di Dio è soltanto il nostro desiderio ardente e sincero di ottenere questo favore. Il Chaitanya Bhagavata afferma: Kola Vecha Sevakera Deka Bhagya Sima Brahma Shiva Kandeyara Dekhiya Mahima Dane Jane Pandite Krishna Nai Pai Kevala Bhaktira Vasha Chaitanya Gosani. Guardate la grande fortuna del devoto Kolavecha. Brahma e Shiva piangono nel vedere la sua grandezza. Nessuno può raggiungere Shri Krishna per quanto dotato sia di ricchezze, seguaci o cultura. Shri Chaitanya Mahaprabhu è conquistato solo dalla pura devozione. Shri Chaitanya Mahaprabhu aveva un devoto molto sincero che si chiamava Kolavecha Shridhar.
il quale si guadagnava da vivere semplicemente vendendo vasi che costruiva con la corteccia dei banani. Tutto ciò che guadagnava lo divideva in due parti, il 50% era destinato all'adorazione di Madre Gange e l'altro 50% serviva alle sue necessità. Egli era così povero che viveva in una capanna, il cui tetto era forato in molti punti. Non poteva permettersi di comprare utensili d'ottone, perciò si dissetava usando un vaso di ferro. Era comunque un grande devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Abbiamo qui un esempio tipico di come sia possibile per un povero, privo di possedimenti materiali, diventare un grandissimo devoto del Signore. Concludendo, affermiamo che non si può ottenere il rifugio dei piedi di loto di Sri Krishna del Signore Chaitanya con l'opulenza materiale. Questo rifugio si può ottenere soltanto grazie al puro servizio devozionale. Anabhilashita Shunyam Dhyana Karma Dhyanavritam Anukulyena Krishnanu Chilana Bhakti Uttama. Dobbiamo offrire un servizio d'amore trascendentale al Signore Supremo Krishna in un'attitudine favorevole e senza il desiderio di trarre un profitto o un guadagno materiale mediante l'attività interessata o la speculazione filosofica. Questo è definito puro servizio devozionale. Quindi leggiamo insieme il verso. Nessuno può legarsi d'amicizia col Signore Supremo. Nessuno può legarsi in amicizia col Signore Supremo. Shri Ramachandra. Sulla base di qualità materiali. Come la nascita in una famiglia aristocratica. La bellezza fisica. L'eloquenza. L'intelligenza pronta. Oppure l'appartenenza a una razza. O a una nazione superiore. Nessuna di queste qualità. È un requisito sufficiente. Per stabilire una relazione d'amicizia. Con Shri Ramachandra. Altrimenti, come sarebbe possibile per noi, abitanti incivili della foresta, privi di nobile nascita e di bellezza fisica, incapaci di parlare come gentiluomini, essere accettati da Shri Ramachandra come suoi amici? Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gora Vani Pracharine Nirvishesha Sunya Vadi Pasha Jadesha Parine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhaktavinoda Vancha kalpata vidyacha kripa sinirudevacha patitanam pavanevyo vashnavyo namo namo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, questo è un verso molto bello in cui viene affermato che non si può avere una relazione con il Signore Supremo sulla base di qualità materiali. C'è l'elenco di queste qualità materiali: nascita in una famiglia aristocratica, la bellezza, un'intelligenza pronta, una persona che viene, a volte incontriamo delle persone come sono intelligenti, un'intelligenza pronta, acuta, oppure l'appartenenza a una nazione, a una razza, a una famiglia. Ecco, tutte queste qualità materiali non sono sufficienti per stabilire una relazione con il Signore Supremo. E vediamo come invece nel mondo materiale tutti impazziscono per alla ricerca di queste qualità. Ci sono tanti esempi. Vediamo come una persona non accetta che il corpo dopo un po' di anni, naturalmente, cambia. Incominciano a esserci le rughe, incominciano a esserci i capelli bianchi, incomincia a non riuscire più a camminare bene, tante cose. Uno non l'accetta, impazzisce.
Perché impazzisce? Perché arriva anche a farsi del male, arriva anche a sottoporsi a delle operazioni incredibili pur di andare alla ricerca di questa bellezza. Così come l'erudizione, uno studia, studia, studia continuamente, capace anche di andare a 40-50 anni, di andare ancora all'università perché vuole avere più laurea, perché vuole avere più conoscenza. Vediamo, questi sono i pilastri, questi beni materiali, questa ricerca, sono proprio i pilastri della società materiale. Allora, e qui viene subito, fin dal primo verso, viene detto che nessuno può legarsi d'amicizia col Signore Supremo sulla base di queste qualità. Quindi non viene detto è difficile, no, dice nessuno, nessuno. Perché? Perché le qualità richieste per stabilire una relazione con Krishna, la persona suprema, sono altre. Rupa Goswami dice che il desiderio ardente e sincero di ottenere questo favore, il favore di Dio, è il prezzo che bisogna pagare. Quindi bisogna avere questo desiderio. E questo desiderio deve essere ardente e sincero. Vediamo così come i desideri materiali sono ardenti, infatti dice il fuoco della passione, il fuoco dei desideri, perché bruciano, perché finché uno non li soddisfa è sempre. Ed è sincero, questo desiderio deve essere quindi anche sincero, senza secondi fini, senza altri interessi. Quindi le uniche qualità, e Prabhupada dice nella spiegazione, la devozione e il sincero desiderio di servire Dio, la persona suprema, sono le uniche qualità richieste, non c'è nient'altro. Perché Prabhupada cita il verso Bhakti Amabhijanati, che vediamo che è un verso che spesso Prabhupada cita nella Bhagavad Gita, un verso della Bhagavad Gita, in cui Krishna stesso afferma: soltanto col servizio devozionale è possibile conoscere me, Signore Supremo, così come sono. Bhakti Amabhijanati. Abhijanati vuol dire proprio conoscere. Bhaktia, servizio devozionale, me. È possibile conoscere me soltanto col servizio devozionale. Perché questo verso nella Bhagavad Gita è un verso molto importante, fondamentale. Per questo Prabhupada lo cita più volte, costantemente. Perché in questo verso Krishna non lascia spazi non lascia nessuno spazio a dubbi. È categorico in questo verso. Dice, soltanto col servizio devozionale è possibile conoscermi così come sono. E quindi pienamente assorto in questo, puoi venire nel mio regno, puoi tornare nel regno di Dio. Quindi non lascia ombra di dubbi. Non dice, puoi fare questo o quell'altro. No, soltanto col servizio di devozione, questo puro servizio di devozione, è possibile conoscermi così come sono. Nella spiegazione Prabhupada ci aiuta a comprendere l'importanza di questo verso, perché se non ci fossero, sappiamo che se non ci fossero le spiegazioni di Prabhupada, nessuno di noi potrebbe comprendere questi versi. È solo grazie all'intervento misericordioso di Prabhupada che noi possiamo leggere questi testi, traduzione e spiegazione. Se non ci fossero le spiegazioni, non potremmo leggerli questi versi, non potremmo capirli. Quindi Prabhupada dice, spiega che questo servizio di devozione, che è l'unico me metodo che ci permette di conoscere Sri Krishna, deve essere eseguito sotto la guida di un puro devoto. Questo perché? Perché lui conosce il metodo. Quindi in questo modo possiamo avvicinare Sri Krishna. Così come qui Prabhupada cita la bellissima storia di Kulavecchia Sridhara, di questo devoto del Signore Chaitanya, che appunto è poverissimo, lui è veramente povero, e nonostante sia così povero, tutto quello che guadagna lo divide, metà per l'adorazione del Gange e metà per i suoi beni personali. Noi vediamo quanto è difficile rinunciare anche solo a una minima parte di quello che abbiamo per la soddisfazione del Signore Supremo. Invece lui era così devoto, realmente devoto, che utilizzava di quel poco che riusciva a collettare il 50% per l'adorazione del Gange e il 50% per i suoi bisogni. E il signor Chaitanya era completamente
come si dice quando una persona è conquistato, ha completamente conquistato dall'amore di questo, del suo devoto. E quando chiede a quella vecchia Shridhara se voleva qualche benedizione, perché lui in quanto Signore Supremo poteva elargirgli qualunque cosa, quella vecchia Shridhara gli chiede la misericordia di poter stare sempre in compagnia dei suoi devoti, di non dimenticarlo mai. E per questo quella vecchia Shridhara è la persona più ricca, per questo un devoto, un puro devoto assorto nel servizio devozionale, è la persona più ricca, ed è questa ricchezza che si basa sul desiderio di servire Krishna, di soddisfarlo, che attrae il Signore Supremo. E qui Prabhupada nella spiegazione all'inizio cita subito Srimati Kunti Devi. In questo verso Srimati Kunti Devi definisce il Signore Supremo Akinchana Gochala, che vuol dire proprio che il Signore Supremo può essere avvicinato solo da chi è disilluso dalla materia, a Akinchana Gochala, ha una negazione appunto. Se noi abbiamo ancora ci crediamo ancora nelle relazioni proprie di questo mondo materiale, se ci crediamo ancora in quello che la natura materiale propone, noi non possiamo conoscere Krishna. Qua nel verso, adesso ve lo leggo, che è molto bello, Srimati Kuntidevi dice, è facile raggiungerti, o Signore, quindi è facile raggiungerti, ma soltanto per l'uomo disilluso dalla materia. Chi invece segue il sentiero della prosperità materiale, inebriato dall'ambizione di una nascita nobile, da vaste ricchezze, da un'educazione elevata e da un aspetto fisico affascinante, rimane incapace di rivolgersi alla tua grazia con sincerità. Quindi, se non si rivolge con sincerità, noi abbiamo letto prima che il desiderio sincero è la qualità richiesta per avvicinare il Signore Supremo. Quindi, se non si rivolge con sincerità, Krishna rimane, non si fa vedere, così come lui stesso afferma nella Bhagavad Gita: io non mi mostro agli sciocchi e agli ignoranti, per loro rimango nascosto. 7.25 dice proprio così Krishna, perché è una persona e quindi decide lui a chi farsi vedere e quali sono le qualità che lo attraggono, le sceglie lui queste qualità. Il Krishna dice: non mi rivelo mai agli sciocchi e agli ignoranti, il velo della mia potenza interna mi sottrae ai loro sguardi, perciò essi non sanno che io sono non nato e inesauribile. Questo velo della mia potenza interna viene anche menzionato nell'Isopanisha, del mantra 15, dove viene proprio detto: togli questo velo della tua energia illusoria, perché copre la tua vista. Krishna non si rivela agli sciocchi e agli ignoranti, si sottrae ai loro sguardi, perché loro non lo cercano, perché non cercano una relazione. Quindi in questi versi Krishna ancora di più afferma di essere la persona suprema. Non puoi avere una relazione d'affetto, una relazione di amicizia con un'idea o con un vuoto impersonale o con qualcosa che è così, che è astratto, con una persona. Quindi questa è la persona suprema. E quindi anche qui Srimati Kunti Devi dice: soltanto per l'uomo disilluso dalla materia è possibile conoscerti. E in un verso precedente dice: situato al di là della limitata percezione dei sensi, tu, l'eternamente irreprensibile, nascosto dal velo dell'energia illusoria, quindi così come aveva detto già nella Bhagavad Gita, rimane invisibile agli occhi dello stolto, proprio come un attore reso irriconoscibile dal suo travestimento. E nel verso successivo dice: il mio omaggio a te che appartiene agli uomini materialmente impoveriti. Tu non sei affatto soggetto alle tue influenze della natura materiale, e poiché sei soddisfatto in te stesso, sei l'essere più pacifico, il maestro dei monisti. Quindi appartiene agli uomini materialmente impoveriti. Noi vediamo, a volte ci sono anche dei devoti che hanno tante ricchezze, quindi uno dice: ma non sono proprio poveri.
Materialmente impoveriti vuol dire è una persona che anche tutto quello che ha lo usa al servizio di Krishna, quindi non pensa che nulla gli appartenga, quindi non ha fiducia nella materia e in quello che la materia propone. Quindi a questa persona Krishna non solo si rivela, ma appartiene a questa persona, a quella persona che usa tutto al suo servizio. Quindi è materialmente impoverita perché non pensa che nulla gli appartenga, non ha fiducia. E dice, tu non sei affatto soggetto alle tre influenze della natura materiale e poiché sei soddisfatto in te stesso, sei l'essere più pacifico e il maestro dei monisti. Quindi appartiene a queste persone che ci appartiene e si rivela, proprio perché è una persona. Quindi Krishna è attratto da queste qualità, da questo desiderio di servirlo. Vediamo che la tendenza a cercare relazioni, a cercare amore, a cercare affetto, proprio perché fa parte della nostra natura, è presente in tutti gli esseri. Questa tendenza ad amare, vediamo, nel mondo materiale si espande a dismisura. Tutti cercano delle relazioni, perché nel mondo spirituale tutto è basato sulle relazioni. Quindi, perché il mondo materiale è un riflesso distorto del mondo spirituale, anche noi cerchiamo delle relazioni, perché noi viviamo di relazioni. Nel mondo spirituale tutto è basato sulle relazioni, però c'è una differenza, che nel mondo spirituale le relazioni sono basate sulla soddisfazione di Krishna. Quindi c'è amore, c'è unione, c'è condivisione. Nel mondo materiale le relazioni, qualunque relazione è basata sulla mia soddisfazione. Quindi quello che produce questo approccio è dolore, sofferenza e frustrazione. Noi incominciamo qualsiasi relazione, no? Sperando che questa relazione sia la soluzione a tutti i nostri problemi, che ci possa dare, no, quella felicità che tutti cercano, che sia una relazione d'amicizia, che sia una relazione d'amore, che questo, che quello. Noi ci crediamo in questa relazione, quindi investiamo tanto potere, no? Non potere, scusatemi, tanta energia. Ecco, in quel momento noi diventiamo estremamente vulnerabili, perché in quel momento la sofferenza arriva, arriva la frustrazione, arriva l'attaccamento, arriva la gelosia. E quindi quella persona che inizialmente sembrava tanto cara a noi, tanto legata, si trasforma, diventa un'altra persona, una persona con cui si inizia una relazione, poi la stessa persona con cui devi interrompere magari anche bruscamente questa relazione. E quindi si soffre. Perché? Perché ci mettiamo noi al centro. E quindi tutto si basa su questi legami, queste relazioni. Per questo Krishna dice nella Bhagavad Gita, è possibile conoscermi attraverso il servizio di devozione. Il servizio di devozione è una relazione che si ha con Krishna. Bhakti vuol dire proprio servizio di devozione. Quindi è un'attività, così come posso relazionare con qualcuno facendogli qualcosa per fargli piacere. Io posso attrarre una persona quando la soddisfo, quando faccio proprio quello che a lei piace, o a lei o a lui piace, quando quella persona è attratta, è conquistata. Allo stesso modo Krishna è conquistato e soddisfatto da questo desiderio. Quindi è normale che nel mondo materiale tutti noi siamo alla ricerca di relazioni basate su degli scambi. Il problema è che investiamo male nelle persone sbagliate, con le modalità sbagliate, questo desiderio, che è naturale perché fa parte della nostra natura. Noi, in quanto anime spirituali, è normale avere questo desiderio di avere delle relazioni, perché, come dicevamo prima, nel mondo spirituale tutto è basato sulle relazioni. C'è anche la competizione nel mondo spirituale. Ma in che cosa consiste la competizione? Proprio l'altro giorno stavo leggendo una frase di Prabhupada, che sono tutti in competizione per soddisfare al meglio Krishna. Quindi nel mondo spirituale siamo tutti in competizione per emergere noi e abbassare o mettere in ombra qualcun altro. E l'approccio è completamente diverso. Quindi quello su cui ognuno di noi deve meditare, deve lavorare, è proprio modificare questo approccio. E la coscienza di Krishna è veramente semplice.
Perché così come Srila Prabhupada spiega, sono le uniche qualità richieste, devozione e sincero desiderio di servire Dio. Quindi queste sono le qualità richieste. Krishna non è attratto da nessun'altra qualità. Non è attratto dalla nostra, così come diciamo, dalla nostra erudizione, dalla nostra bellezza fisica. Perché? Perché tutte queste qualità sono temporanee. Finiranno, prima o poi finiranno. E quindi non si può essere attratti da qualcosa che finisce. Anche noi, quando investiamo in una relazione, perché in minima parte siamo un po' scoraggiati dall'inizio? Perché sappiamo che tanto quella relazione non sarà eterna. Per quanto uno si possa promettere all'inizio amore eterno, ma non lo sarà mai. Perché? Perché tutti siamo coscienti che in un modo o nell'altro le cose cambieranno. Perché uno perlomeno si lascerà il corpo, quindi quella è l'unica certezza, e poi nel corso del tempo le situazioni cambiano. E quindi non si può in questo modo sperimentare quella gioia, quel piacere, quella felicità che stiamo cercando. E quindi Srila Prabhupada conclude con la definizione del puro servizio devozionale. Quindi bisogna offrire un servizio d'amore trascendentale al Signore Supremo, trascendentale che va al di là di queste influenze dell'altro materiale, che trascende queste tendenze materiali. Quindi deve essere un servizio d'amore trascendentale con un'attitudine favorevole. Per attitudine favorevole si intende anche senza mettere in dubbio le istruzioni di Krishna e del suo rappresentante. In un altro punto della Bhagavad Gita, Srila Prabhupada ci incoraggia dicendo che anche se uno non riesce a seguire completamente le istruzioni, però se mantiene un'attitudine favorevole, cioè sceva dall'invidia verso queste stesse istruzioni, comunque può ottenere la perfezione della realizzazione spirituale. Quindi questo significa avere un'attitudine favorevole e senza il desiderio di trarre un profitto o un guadagno materiale. Di trarre un profitto o un guadagno materiale sia sottile che grossolano. Quindi di essere, non solo di trarre qualcosa di materiale grossolano, ma anche sottile, quindi fama, successo. Noi vediamo che quando diventiamo aspiranti, devoti, servendo la persona suprema, che è infinitamente affascinante, che è infinitamente potente, che ha tutte le qualità all'infinito, un devoto può essere investito di un particolare potere, può diventare affascinante. Dice un devoto che in una lezione ha detto una frase che mi ricordo, che mi è rimasta: belli si nasce, affascinanti si diventa. questo diventare affascinanti è proprio del servire la persona infinitamente affascinante. Quindi uno può anche ottenere delle fama, successo, magari viene riconosciuto quel devoto, quella devota, che belle lezioni che dà, come cucina bene, come canta bene, come fa questo, come fa quello, perché viene investito di potere servendo la persona suprema. Però deve, per rimanere sobri e rimanere qui in un'attitudine di non avere nulla in cambio, senza il desiderio di trarre un profitto, noi dobbiamo essere sempre consapevoli che tutto quello che si ottiene è grazie alla misericordia del maestro spirituale e dei suoi rappresentanti. Quindi in questo modo, con questa attitudine favorevole e senza desiderio di trarre un profitto o un guadagno materiale mediante l'attività interessata o la speculazione filosofica, questo è definito puro servizio devozionale. Questo è il traguardo per l'aspirante Vaishnava, arrivare a questa piattaforma. Quindi noi dobbiamo impegnarci per arrivare a questa piattaforma. E come si fa ad arrivare a questa piattaforma? Non è con uno sforzo personale, non si arriva con austerità non richieste, con una speculazione intellettuale, ma implorando a mani giunte la misericordia del maestro spirituale e dei suoi puri rappresentanti. Quindi impegnandoci costantemente nel servizio di devozione in compagnia dei devoti. In questo modo possiamo offrire un servizio d'amore trascendentale al Signore Supremo. E questo servizio può realmente attrarre il Signore Supremo.
Krishna è attratto solo da questo. Nel mondo materiale le relazioni non sono reali. Mi racconto una cosa che mi è rimasta impressa di tanti anni fa. Lavoravo in un negozio, non mi ricordo il nome, a Milano. Questo è un negozio costosissimo, quindi i clienti che venivano in questo negozio o erano persone che avevano veramente tanto denaro o l'altra parte era costituita da persone, da personaggi televisivi famosi che venivano in questo negozio. E ricordo che una volta è venuto un attore giovane, molto bello fisicamente, quindi sembra proprio un... il giorno dopo, in una trasmissione, c'era lui con la sua compagna, una ragazza bellissima, una modella araba o qualcosa del genere. E loro in questa trasmissione parlavano della loro storia d'amore, di come si erano conosciuti. Tutti erano commossi nel sentire questa storia d'amore. Diceva, sì, le persone, ma che bella storia. Perché lui diceva addirittura, io appena l'ho vista, ho chiesto a un bambino di portargli una rosa come segno del mio amore, senza neanche conoscere, se no proprio un film, una storia d'amore. Allora, perché io l'avevo visto pochi giorni prima in negozio, quando sono poi tornata, perché era un amico della responsabile, gli ho detto, ma sai che ho visto in televisione quel tuo amico, quell'attore che raccontava di questa storia d'amore di Bianca, e lei è scoppiata in una sonora risata, come si dice. Gli ho detto, ma quella è tutto falso. Loro due, lui è costretto a stare con questa donna che ha conosciuto in quanto di una cultura diversa, araba, musulmana, qualcosa del genere, quindi molto, come si può dire, una cultura un po' diversa. Lui dopo poco voleva già allontanarsi da questa donna, non provava più quell'affetto, quel coinvolgimento iniziale, però non lo può fare perché i familiari gli hanno detto che se lo fa lo uccidono, non può farlo, che l'avrebbero inseguito dappertutto perché sono persone molto importanti nel loro paese. E quindi quello che sembrava agli occhi in superficie, ed è così, il mondo materiale è esattamente così, in superficie sembra tutto così, così bello, così attraente, così commovente, senti canzoni, senti questo, senti quell'altro, che sembra che parlino di chissà quali sentimenti, di chissà quali... Invece la realtà è tutt'altra. La realtà è sofferenza, falsità, duplicità. Quindi una persona che è disillusa dalla materia può avvicinarsi al Supremo. Per questo Srimati Kunti Devi dice, solo per queste persone è possibile avvicinarti, raggiungerti e conoscerti così come sei. Sì. Allora c'è Filippo che chiede, a proposito delle relazioni di questo mondo che generano delusione e dolore, effettivamente siamo completamente illusi, perché ci si unisce, qualunque tipo di unione, ci si... Perché ci si unisce da sconosciuti, e si entra in contrasto e poi ci si lascia dopo essersi conosciuti. Ma perché avviene tutto questo? Non è follia? Sì, ci si conosce. Ci si mette insieme da sconosciuti. Ci si ama da sconosciuti. Poi quando ci si conosce ci si lascia. Come è possibile questo? Allora siamo proprio illusi, dice Filippo. Come è possibile che avviene questa follia? E sì, avviene perché, grazie della domanda Filippo, avviene proprio perché noi non sappiamo chi siamo, quindi se io non so chi sono, non so neanche ciò di cui ho bisogno, non so neanche come cercarlo, e quindi sono soggetta all'errore, e quindi credo o cerco l'acqua in un deserto, laddove l'acqua non c'è, se c'è ce n'è solo una goccia. Quindi inizialmente l'energia materiale, come dicevamo prima, funziona così, che fa sembrare tutto bello, tutto attraente, ma poi si rivela per quello che è. Nella Bhagavad Gita viene fatto questo esempio, che quello che sembra nettare all'inizio poi diventa veleno. Le relazioni materiali sono così. Perché sembrano nettare all'inizio? Perché sembra che io posso dare piacere e trarre piacere da quella persona e viceversa.
Quando poi questo non succede, perché ognuno è centrato sul proprio sé, sul proprio falso sé, quando uno si rende conto che non provo la soddisfazione che cercavo, non sono in grado di dare la soddisfazione che vorrei, questo per le persone un po' più elevate materialmente. Solitamente uno si ferma al primo passaggio, non sono soddisfatto. E quindi si lascia, quando si conosce, quando si vede che io non provo soddisfazione da questa persona, da questa situazione, allora si lascia. All'inizio c'è l'illusione, sembra tutto così nettareo. L'energia materiale funziona così, altrimenti come farebbe ad attrarci se non illudendoci fin dall'inizio? Sono le dinamiche dell'energia materiale, per questo una persona che non ci crede più può avvicinarsi al servizio di devozione, che è l'unico metodo che ci permette di sperimentare quel gusto superiore, quella felicità che tutti noi ricerchiamo e che non si può trovare in nessuna relazione di questo mondo materiale. Anche se uno, a volte vediamo, no? Possiamo incontrare persone che dicono no, tutto sommato io sto bene, tutto sommato noi andiamo avanti, no? Soprattutto quando si predica, quando si dice quante persone si incontrano. Io non faccio del male a nessuno e quindi nessuno lo fa a me e quindi sono felice così. Questa è un'illusione. Così come Filippo, è normale. Noi non sappiamo chi siamo, non conosciamo l'altra persona, quindi non sapendo quali sono le nostre reali esigenze e quello che realmente cerchiamo nel posto sbagliato. Quando si cerca nel posto sbagliato senza sapere neanche che cosa si cerca, si è in pericolo, si trova qualcosa che non ci soddisfa. E quindi quando conosciamo, ossia quando vediamo che questa situazione non ci soddisfa, la si cambia. Si interrompe e si cambia cercando qualcun altro, qualcos'altro. Però la dinamica è poi sempre la stessa, si ripete. Non so se risponde alla domanda. C'è una domanda di... Una domanda di Diana. Credo davvero che un grande male della nostra epoca sia l'identificazione con un determinato ruolo mondano. Mi vengono in mente alcuni versetti del Vangelo. Quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio? È facile per un cammello passare per la gonna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano queste parole domandarono: allora chi potrà essere salvato? Quel devoto chiamato Gesù rispose, credo molto in linea con la nostra lettura di oggi, che ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Quello che manca nei Vangeli è però una chiara indicazione metodologica accessibile a tutti. C'è un gap sulla nozione di bhakti, come diventare noi stessi devoti nella prassi di vita quotidiana. I lettori del Vangelo lasciano Gesù al Tempio nel giorno in cui prende il suo mitzvah, un comandamento, una sua iniziazione, e lo ritrovano trentenne, ma non si sa bene come si sia formato, come sia diventato quel devoto speciale che era, con chi abbia studiato, che linea di maestri abbia seguito. Insomma, c'è un salto temporale che gli storici e i filosofi hanno tentato di colmare insieme ai teologi, ma di fatto abbiamo solo ipotesi. I Veda invece ci illuminano in questo. Mi sembra che le indicazioni da seguire siano esposte in maniera molto logica e conseguenziale, grazie ai devoti più avanzati, ai maestri spirituali, è possibile davvero per chiunque lavorare sul rapporto con la persona suprema nella vita quotidiana di ogni giorno. È così? È così, grazie all'intervento del puro devoto, dei seppuri rappresentanti. Per questo Prabhupada costantemente nelle spiegazioni sottolinea l'importanza di essere guidati.
di essere guidati da un devoto esperto, che è appunto quel maestro spirituale e i suoi rappresentanti. La Bhagavad Gita, il Bhagavatam, questi testi danno delle istruzioni pratiche. Per questo è chiamata scienza della realizzazione spirituale, altrimenti non sarebbe una scienza, perché ci dà il metodo, ci dà anche il risultato, ci dice se tu agisci in questo modo ottieni questo, se non agisci così otterrai qualcos'altro. Questa è la caratteristica, una persona, uno scienziato, è quello che ti dice le cose così come sono, non sono delle ipotesi, la coscienza di Krishna non è un'ipotesi, queste sono informazioni reali, molto pratiche. La Bhagavad Gita ti dà istruzioni molto pratiche, così come il Bhagavatam. Noi dobbiamo comprendere, così come a scuola, per esempio, la matematica che si insegna a un bambino dell'elementare, a un bambino delle medie, non è la stessa che si può insegnare a uno studente universitario o uno studente, dopo l'università c'è qualcos'altro, non mi ricordo, il master. È diverso, ma non perché uno sia meno avanzato, è semplicemente che non è, che non è in grado di comprendere, dovuto all'immaturità o dovuto a un bambino delle elementari non può comprendere magari. Quindi tu citavi il Vangelo, gli insegnamenti di Gesù. Gesù quando parlava si riferiva a un certo tipo di persone che per credergli avevano bisogno soprattutto dei miracoli, volevano vedere, no? Se non vedo, se non tocco, non ci credo. Quindi l'approccio era diverso. Perché un educatore, un predicatore, capisce anche chi ha di fronte e quindi parla, si rivolge a quelle persone con degli strumenti. Che lo possono aiutare nella comprensione. Quindi nel caso di Gesù lui si riferiva a un popolo, a persone molto, molto semplici che avevano bisogno di questo. Non è che uno è peggio o è meglio o che uno è più completo o meno completo, semplicemente sono situazioni diverse, tempo, luogo, circostanza. E così, quindi sì, la Bhakti è completa nei Veda, è tutto completo, è scientifico. Quindi, per questo, concludo, se noi manteniamo questa attitudine di gratitudine verso Srila Prabhupada e verso i suoi puri rappresentanti, questo ci permetterà di andare avanti nella vita devozionale, perché se non ci fosse stato appunto l'intervento di questi puri devoti, in queste scritture non le avremmo comprese. Jai. Ah, va bene. Ah, sì. Jai. Grazie, non so se risponde alla domanda, lo spero. Un ringraziamento ai devoti Sì, qui. grazie. Anche Filippo, ringrazio. Ah. Ringraziamento qui ai devoti che mi danno la possibilità di leggere insieme il Bhagavatam. Ricordiamo che stasera abbiamo il Kirtan Mantra Yoga alle 18, quindi chi può venire fisicamente meglio, però altrimenti si può collegare. Auguriamo a tutti una felice giornata in coscienza di Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai, Jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai.